Siamo qui al campus universitario di Torino col dottor Vittorio Agnoletto, di Medicina Democratica. Sanità pubblica, dottore, sei cominciato con diminuire i posti letto, ora il sistema sanitario nazionale è indebolito dalla fuoriuscita, dalla fuga dei sanitari, ma è un buon modo per indebolirlo questo, o far fuggire i sanitari? Dentro un disegno politico che vuole abbattere la sanità pubblica per lasciare spazio al privato, è indubbiamente un buon strumento. Io credo che sia necessario intervenire immediatamente, perché con la vicenda dei medici a gettone, gestiti sostanzialmente da agenzie interinali, il rischio è che ci sia una fuga enorme di medici, soprattutto di coloro che hanno 30, 40, 50 anni, verso questa realtà private, perché a quel punto lavorando 4, 5, 7 giorni al mese guadagnano quanto guadagna un dipendente. Allora qui è necessario un intervento preciso e immediato del Ministro della Sanità che dica non è possibile andare avanti col sistema dei medici a gettone. Questo sistema deve essere bloccato. Capisco che non si può fare da un giorno all'altro, si mette una data, per esempio 31 dicembre 2023 questo sistema è bloccato, da subito deve essere bloccato in alcuni settori molto delicati della medicina e contemporaneamente devono essere da subito riattivati dei canali per favorire il rientro di questi colleghi all'interno della sanità pubblica. Questo è da fare immediatamente, altrimenti ci sarà un'emorragia continua. Questo è uno dei tanti motivi per cui insieme a moltissime associazioni abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica importante sabato 1 aprile alle ore 15 in Piazza del Duomo a Milano in difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Ed è un'iniziativa contemporanea in tutte le grandi città del mondo perché il 7 aprile è la giornata mondiale per il diritto alla salute. Il 7 aprile è il venerdì di Pasqua, quindi tutto anticipato a sabato 1 aprile, ore 15, Piazza Duomo a Milano. Grazie, dottore.